Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti al webinar numero 174 della serie Dialogo con gli autori, un progetto nato nel 2017 per dare la possibilità ai lettori di approfondire gli argomenti direttamente con l'autore. Io sono Rosa Tumbolo, direttrice del Giornino dei Libri, la prima libreria online specializzata in anima, corpo, mente, spirito. E questa sera parleremo di autoguarigione e autorigenerazione a livello energetico e vibrazionale. Sarà una serata speciale perché ci sarà anche una parte pratica di armonizzazione con le vibrazioni sonore e le proveremo in diretta durante la serata. E di tutto questo ci parlerà una ospite gratitissima che io stimo molto, in collegamento in diretta. Giulia Nemes. Eccoti, ciao Giulia, Ciao, ciao benvenuta. Rosa, grazie, grazie, buonasera a tutti. Giulia, è veramente un piacere averti qui come ospite del Giardino dei Libri. Grazie mille. È un onore per me, Rosa, veramente, grazie, un'inaspettata sorpresa per me in realtà, quindi sono onorata, molto emozionata e molto contenta. Bene. Sì, grazie. Senti, Giulia, ti vedo magnificamente bene. Ci vuoi dire, vabbè, come stai? Che lo chiedo, te lo chiedo, ma prima ci siamo sentiti, poi ti vedo bellissima. Da dove sei collegata questa sera? Sono a Milano dove vivo e questa sera sono a casa mia, da dove di fatto faccio più delle dirette, dei corsi, di tutto. Ormai facciamo tutto online, quindi sì, è diventata un po' un'abitudine, anche gradevole, devo dire. Quindi sì, sono assolutamente nel mio ambiente. Bene, senti Giulia, ne parlavamo prima e ora te lo svelo, ti voglio aggiornare sul numero degli iscritti. Pensa che sono quasi 4.000 precisamente, l'abbiamo fatto 10 minuti fa, 3.935 iscritti e questo mi fa molto molto piacere. Wow, sì, è incredibile, non riesco a pensare a un numero così e sono veramente, sì, onorata, grazie. E grazie a tutti perché la pazienza, comunque l'interesse di così affrontare un argomento nuovo con una persona che non si conosce è veramente grazie. Allora, a questo proposito ti voglio dire brevemente chi sei a tutti i partecipanti, che vedo che si stanno ancora collegando. Giulia Nemes è naturopata, specializzata in terapia energetica attraverso sistemi di biorisonanza e tecnologie della coscienza. Dopo una laurea in scienze politiche, si è diplomata alla scuola di naturopatia Rizza Psicosomatica. Ha iniziato così un percorso di studi e ricerche nell'ambito della salute naturale e della crescita personale. Seguendo la sua passione per i viaggi, ha trascorso molto tempo in India, praticando meditazione secondo il Raja Yoga. La sua dedizione alla pratica spirituale si è tradotta anche nell'insegnamento della meditazione e di pratiche di benessere, con lo scopo di sviluppare il pieno potenziale umano. Come naturopata ha sviluppato la terapia del campo visivo attraverso la biorisonanza e ha introdotto in Italia un sistema di biofeedback digitale di cui è docente per operatori olistici e sanitari. Ha creato il percorso Health Empowerment che insegna dal 2016 sia live che online. E a giugno è uscito il suo nuovo libro. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. La vibrazione originale alla ricerca del guaritore interiore, edito dalla Capitan Art. E Giulia, è un libro che ho letto e molto apprezzato. E veramente che consiglio, voglio proprio consigliarlo. Dopo averlo letto, infatti, se ti ricordi, Giulia, ho deciso di invitarti ed eccoci qua. Sì, veramente sì, è per me una continua sorpresa. Anzi, Rosa, se mi permetti, io dico subito una cosa perché,
se non fosse stato per alcune persone che mi hanno proprio spinto, veramente spinto a tirar fuori questo libro, non credo che l'avrei fatto, perché ci sono tanti libri, tante persone molto, molto colte, intelligenti, con grande esperienza, che scrivono cose bellissime. E veramente riuscire a dire qualcosa di nuovo non è semplicissimo. Io non ho fatto il tentativo di dire qualcosa di nuovo, ho semplicemente detto quello che ho capito e sperimentato, diciamo, nella mia vita. E veramente Rino Capitanata, che poi è l'editore del libro, è stato delizioso in tutto questo processo e lo voglio ringraziare tantissimo. So che ci guarda, ciao Rino. Sì. E anche la Giulietta Bandiera, che ha scritto la prefazione di questo libro, veramente se non fosse stato per lei, mi ha detto: devi fare il libro, devi fare il libro, non sarei neanche, insomma, non sarei neanche qui. Quindi è un po' il risultato, mio malgrado, della mia esperienza e di quello che, insomma, sono le cose che sono successe in questi anni di esistenza. Bene. Quindi grazie di Bene. averlo preso in mano, grazie di darmi questa Grazie a te di opportunità, averlo vediamo. scritto. E, va bene, voglio dire che appunto il libro è questo, è acquistabile sul nostro sito il giardino dei libri, www.ilgiardinodelibri.it, ha ben 159 pagine e chi lo acquisterà questa sera avrà le spese di spedizione gratuite, un regalo che vi facciamo noi del giardino dei libri. Pensate che ne abbiamo già vendute tante copie, quindi vuol dire che c'è un grande interesse su questo argomento e che dire, mi fa molto molto piacere. Allora, Giulia, prima di continuare la serata, io voglio ricordare a tutti i partecipanti che se volete potete fare delle domande inerenti al tema di questa sera. Sullo schermo, nella parte a destra, troverete una chat dove potete scrivere le vostre domande. Giulia vi risponderà dopo il suo intervento. Allora, Giulia, prima di proseguire, io, come dicevo prima, ho letto il tuo libro e questi sono tutti i miei appunti. E mi ha incuriosito molto. E prima di lasciarti la parola, io mi sono preparata una domanda da farti. Ed è questa: che ruolo può avere la vibrazione originale nel periodo storico che stiamo vivendo? Sì, Rosa, questo è un grande argomento, ti risponderò un po' sintetica. Perché spero si capisca poi nel corso della serata dove ci può portare questo concetto di vibrazione originale, ma davvero inutile dirlo, stiamo vivendo un periodo storico molto travagliato, molto distorto anche da tante cose che noi diciamo, riceviamo dall'esterno, informazioni, situazioni, esperienze molto nuove, diverse, no? Anche semplicemente il fatto che siamo qua, a parlare in collegamento a tantissime persone, cosa che magari 2 o 3 anni fa non avremmo neanche immaginato di fare, perché, e quindi dal vivo non avremmo neanche raggiunto questo numero di persone. Questi sono i cambiamenti positivi, ce ne sono tanti altri che sappiamo, sono stati molto difficili, molto difficili. Quindi, iniziare a cambiare un pochino, invertire, diciamo, la fiducia che noi diamo all'esterno ha invece un potere interiore, un'intelligenza interiore, una vibrazione, io la chiamo appunto vibrazione originale, che è una nota distintiva di ciò che ci guida, della parte di noi che sa, okay? Che quindi può anche rispondere nel mezzo di una grande distorsione, un grande tormento, no? Esteriore che coinvolge tutti, ma in un certo senso coinvolge ognuno in modo completamente diverso. Quindi ritrovare quella, sì, diciamo sempre la centratura, no? Qui bisogna veramente capire su che cosa ci stiamo centrando, sulla nostra mente, sul nostro corpo, sulle nostre esigenze, sul nostro percorso spirituale, sul nostro cuore, qual è il centro, no? Quindi la vibrazione originale è veramente un po' un timone che possiamo riprendere per guidare anche il discernimento in mezzo proprio ai cambiamenti che stiamo vivendo, individuali e globali, che è una qualità preziosa, quella di saper discernere, no? Cos'è giusto per me, cos'è giusto il massimo bene per tutti, che è anche il massimo bene per la mia evoluzione. Si tratta un pochino di questo, ecco.
la mia risposta per ora, poi Grazie. vediamo dove ci porta la Sì, anche serata. perché abbiamo tanto da dire, no? Allora, Sì. intanto grazie per avermi risposto e continuiamo con la serata. Io sono veramente molto curiosa di ascoltarti, perciò a te la parola. Intanto insieme al mio staff selezionerò le domande da parte dei partecipanti da farti subito dopo l'intervento, il tuo intervento. Allora, eccoti la parola e prego, Giulia. Bene, grazie. Di nuovo grazie a tutti per la vostra presenza. Io lavoro sempre un po' di anticipo quando incontro delle persone o quando faccio dei gruppi, quindi è già da questa mattina che mi sento in collegamento. Ecco. E infatti anche l'esperienza che faremo ve la racconto un pochino, è già iniziata, ecco, quando abbiamo deciso di incontrarci questa sera, anche senza sapere se ci saremmo visti, no? Comunque così in un setting virtuale, però la coscienza sa prima della mente tutto quello che ha bisogno di sapere. E per questa ragione vi voglio raccontare un po' di cose che spero risuoneranno come verità all'interno della vostra coscienza, del vostro sistema, perché di fatto non dico niente di nuovo o sconvolgente, voglio solo esplicitare alcuni processi che noi abbiamo già dentro, che noi facciamo già senza tanto renderci conto. Sono processi, chiamiamoli energetici, vibrazionali, che riguardano il modo in cui noi gestiamo la nostra energia e riguardano anche il modo in cui noi ci rapportiamo a noi stessi all'interno e al mondo che ci circonda all'esterno. Per poi arrivare magari anche a capire che non c'è un interno o un esterno, siamo tutta la stessa cosa e il mondo è un po' proiezione di ciò che siamo noi dentro, ma insomma bisogna costruirla un pochino questa consapevolezza. Quindi vorrei dirvi intanto dove vi voglio portare questa sera, così iniziamo già a fare una piccola centratura. Vorrei portarvi a fare un esercizio di scoperta, di esplorazione della vibrazione originale, raccontandovi prima che cos'è la vibrazione originale e perché vale la pena parlarne e, diciamo, scoprirla, no? Esplorarla. E, per arrivare a questa vibrazione originale, vi racconterò un pochino anche come siamo fatti dal punto di vista energetico, come sistema energetico, informazionale, vibrazionale. Ognuno poi magari arriva da background diversi, ha già letto, ha già visto, ha già fatto tante cose. Un po' penso che se siete qui, che vi ha incuriosito l'idea della vibrazione originale, è perché avete già incontrato, insomma, il mondo dell'energia e delle vibrazioni. Però siamo veramente all'inizio, per questo anche, ho scritto questo libro e i corsi e le altre cose che mi piace fare, perché veramente è necessario avere un po' di base, un fondamento nella nostra mente come architettura mentale per riuscire a metterci dentro delle esperienze che non sono più le esperienze dei cinque sensi, della materia, le esperienze magari già precodificate dal nostro ambiente, dalla formazione che abbiamo avuto, dalla nostra famiglia, no? Proprio dicevamo all'inizio, siamo in un mondo, in un momento storico che sta turbando le nostre concezioni, sta distorcendo la realtà che viviamo, ci sta facendo porre delle domande, spero, porsi delle domande è molto importante. E quindi in virtù di questo anche ridefinire cosa siamo noi come esseri umani dal punto di vista del nostro sistema umano, cioè noi non siamo solo un corpo, questo l'abbiamo compreso e penso che l'abbiamo superato, non siamo certamente solo la mente, quindi i processi razionali legati alla mente razionale, ai processi cognitivi, ai cinque sensi, quindi a ciò che si vede, si tocca, si annusa, è materiale, perciò è esterno e si può provare, ok? Quindi non siamo neanche quello.
Certamente non siamo solo spirito, qui non c'è bisogno di dirlo, c'è una grande aspirazione forse a trascendere la materia, ma in un certo senso anche questo implica dei rischi, nel senso che non si può trascendere qualcosa che è realmente soltanto la stessa identica cosa a tutti i livelli. E intendo dire con questo che a volte l'aspirazione a vivere magari a un livello spirituale, no? Energetico, rischia di farci trascendere il livello della materia del corpo o farci in qualche modo mettere da parte la razionalità. Io, ho vissuto abbastanza percorsi, abbastanza esperienze anche nel mondo spirituale. Per capire, per arrivare, come esperienza mia, quindi come mia comprensione, all'idea che è necessario integrare tutte le parti di noi, la materia, lo spirito, la mente, il passato, futuro, presente, ciò che siamo in questa vita e in altre vite. Di fatto, alla fine di tutto, mettendo insieme tutto, noi siamo sempre un'unica cosa. È qui che io arrivo a quel mattoncino fondamentale che in qualche modo sta alla base di tutto ciò che siamo, di tutti i nostri livelli, di tutte le nostre dimensioni, di tutte le diverse versioni di noi. E per ognuno è differente questo mattoncino e la propria vibrazione originale. Quindi arrivo a raccontarvi la vibrazione originale facendo questo giro. Spero che mi stiate seguendo, se no fermatemi. Okay? La vibrazione originale sarebbe quindi questa nota distintiva che è veramente come un tono cosmico, universale, che contraddistingue quel sistema vivente che è quella persona, quell'anima, quell'essere. E lo contraddistingue rispetto alla matrice infinita di tutte le altre cose che ci sono, tutti gli altri esseri viventi, tutte le altre cose, tutte le altre situazioni, tutte le altre, schemi e geometrie che esistono in questo cosmo infinito, matrice la chiamiamo, se qualcuno ha già incontrato questi concetti, che adesso sono anche molto ben divulgati, no? La matrice, il campo del punto zero, in che cosa noi viviamo? Viviamo in una sorta di contenitore che contiene tutte le energie e che ci tiene in qualche modo in rete. Perché effettivamente, partendo dal concetto originario dello yoga, che è un po' la mia formazione di base, il tutto è uno e anche l'uno è tutto. Ok? Quindi questa necessità per me nel mio percorso di creare integrità e coerenza dentro di me, nella vita che faccio, nel come mi rapporto a me stessa, alle persone, è diventata molto forte proprio esplorando lo spirito, comunque la parte non materica della realtà. Perché era evidente che stiamo ancora ragionando o percependo comunque la realtà a compartimenti stagni. E questo è un retaggio, è l'informazione, cioè lo schema di base della nostra conoscenza positivista, meccanicistica. E nel libro e anche insomma tutte le volte che parlo di queste cose e voglio mettere delle basi diverse per un ragionamento più energetico e vibrazionale, devo necessariamente fare la distinzione tra questa scienza moderna, la scienza positivista, meccanicistica, che ha decretato, ha deciso che l'universo è una macchina, è fatta di parti che si rapportano tra di loro, ma non è tanto importante quello quanto come far funzionare i pezzi che si rompono o si sostituiscono. È ugualmente nel corpo umano. Quindi se pensiamo alla medicina, la nostra medicina occidentale, con tutti i meravigliosi benefici che ci porta, perché assolutamente anche qui integrazione e coerenza, bisogna solo capire che c'è un modo di vedere il corpo umano come
parti che comunicano tra di loro e che sono di fatto la stessa identica cosa, viaggiano sulla stessa informazione o frequenza, e un modo di vedere il corpo come organi, sistemi, cellule, tutte distinte tra di loro, che tutto sommato fa niente se non sappiamo come comunicano. Okay? Quindi medicina antica, la medicina cinese, la medicina ayurvedica prevedeva questa visione globale del corpo umano e dell'uomo di fatto. La medicina moderna non tanto, ma perché non è colpa della medicina moderna, è proprio l'impostazione di base della conoscenza scientifica, di cui noi siamo molto orgogliosi, però diciamo è arrivato il momento di ridefinire un po' di cose. Ed è arrivato il momento da tanto tempo, da quando, diciamo, la fisica newtoniana è stata elaborata, diciamo, o comunque smentita in alcune cose dalla fisica quantistica. Quindi sì, dobbiamo parlare anche di quantistica per capire che cos'è il corpo energetico, la vibrazione. Certo che dobbiamo inserire un nuovo paradigma. Non mi dilungherò su questo perché questo è veramente ostico a volte. Però ci prendiamo anche in questo breve momento che abbiamo insieme un paio di cose dalla quantistica, ok? Una è l'idea che una stessa cosa è simultaneamente questo e quello, onda e particella, ok? Quindi io posso avere una qualsiasi molecola, particella, diciamo, non andiamo alle molecole, mattoncino. Di materia, ok? Che simultaneamente è onda, quindi informazione, ed è anche particella e quindi materia. Questa simultaneità per la nostra mente è difficile da comprendere, ma è un esercizio da fare, perché di fatto anche il nostro corpo è simultaneamente energia, informazione che non è ancora solidificata in un corpo, e corpo fisico che noi percepiamo con i cinque sensi. Questa dualità è molto utile a un certo punto, perché quando noi riusciamo a portare la nostra coscienza, che non è solo la nostra mente, in uno stato leggermente flessibilizzato, diciamo, dove non siamo più così tanto solidi, così tanto convinti di essere solo materia fisica, ma iniziamo a porre l'attenzione sulla parte energetica, che è una parte di sensazione, non di sentimento o di emozione. Noi percepiamo sempre l'energia, sempre, e siamo sempre energia. Ci sarebbero un po' di distinzioni da fare qui, ma provo ad andare avanti, poi semmai mi fate le domande, ok? La nostra coscienza, la nostra mente, come anche il nostro cervello, esiste a livelli differenti di percezione e quindi anche di comprensione. Quando noi siamo svegli, attivi nella vita di tutti i giorni, abbiamo una particolare range di onde cerebrali, che sono le beta, le gamma, siamo presenti, il nostro cervello vibra a quella frequenza per permetterci di utilizzare la nostra corteccia cerebrale, vedere ciò che vediamo come materia, percepire il mondo fuori di noi come qualcosa fuori di noi, e attivare i processi razionali, cognitivi, eccetera. Nel momento in cui ci rilassiamo, siamo a un concerto di musica bellissima, magari di Rino, oppure siamo davanti a un film, iniziamo a rilassarci, il nostro cervello rallenta le onde cerebrali, entra in quello stato che si chiama alfa, che probabilmente conoscete bene, che diciamo, l'obiettivo di tutte le tecniche di rilassamento è entrare in quella oscillazione cerebrale. E in quello stato non siamo più così tanto presenti alla materia, iniziamo a essere più sensibili alle sensazioni che abbiamo, alle emozioni che abbiamo, alle informazioni. Magari stiamo pensando a una persona e questa persona chiama. Okay. E quindi si crea quel momento di sincronicità che ci fa tanto piacere, ci sorprende tanto, ma non è affatto così sorprendente. In quello stato alfa, già lì, che è un primo stato di rilassamento, quindi raggiungibilissimo per tutti,
Noi siamo in rete con tutto ciò a cui stiamo pensando. Quindi pensiamo a una persona ed è come se noi accendessimo un canale della radio e trasmettessimo il nostro pensiero e lo stiamo trasmettendo a un'altra radio che magari è in uno stato di ricezione e riceve il pensiero di noi. Ci pensa e ci chiama, ok? Quindi tutte queste cose sono spiegabili, comprensibili e sono addirittura abilità che noi abbiamo innate, che possiamo senz'altro sviluppare e coltivare con grandi benefici, sicuramente. Ulteriormente, noi già conosciamo altri stati profondi di coscienza, che sono l'addormentamento, quindi scendiamo ancora di onde cerebrali e diciamo quel momento tra il sonno e la veglia. Lì possiamo utilizzare il nostro pensiero per creare degli stati, delle condizioni, delle sensazioni, delle emozioni. E sarebbe anche utile iniziare a capire come utilizzare quegli stati per riprogrammare alcune delle nostre emozioni, alcuni dei nostri pensieri, che non sono affatto così inevitabili. Sono assolutamente alla portata della nostra gestione, diciamo, la cabina di controllo della nostra mente potrebbe benissimo invertire i nostri pensieri. Eppure, soprattutto quando iniziamo a meditare, la maggior parte delle persone dicono è difficile spegnere la mente, è difficile non fare quei pensieri. Questo è un grande peccato, ma è qualcosa che possiamo assolutamente rimediare e anche facilmente rimediare con un po' di pratica. La mente è solo un processore. La mente fa delle cose, ha dei pensieri, perché in qualche modo tutto questo apparecchio bioinformazionale gli dà dei compiti e quindi la mente svolge quei compiti. Ma noi non siamo la nostra mente, siamo qualcosa di molto più complesso, la chiamerò coscienza adesso, che per me coscienza è, diciamo, uno strato di noi, un livello di noi che comprende la mente, comprende il cuore, comprende il nostro corpo, comprende tutto. Ok. Quindi, giusto per farvi capire che noi già abbiamo delle transizioni in stati di coscienza differenti, anche senza sapere meditare o fare delle cose diverse, abbiamo queste transizioni che potremmo utilizzare molto meglio di come facciamo, perché veramente cioè, le sprechiamo, non ci facciamo nulla ed è un peccato, perché negli stati più profondi di coscienza noi abbiamo un grandissimo margine di utilizzare alcune delle caratteristiche del mondo quantistico, del mondo frequenziale, vibrazionale. E queste sono, per esempio, la sintonia o sincronicità o il collegamento con informazioni, con persone, con cose che ci interessano, anche con versioni di noi alternative. Vi do qualche esempio, ok? Se io ho un progetto, vorrei realizzare qualcosa per la mia vita, se cerco di perseguire questo progetto pianificando per filo e per segno cosa devo fare? Quali sono i pro? Quali sono i contro? Magari mi faccio anche un foglio Excel, faccio tutti i conti possibili e immaginabili. Rimango in un livello della mia coscienza che riguarda la programmazione, la logica, il processore. Ma questo processore deve essere caricato, motivato, gli devo dare un'energia, ok? Quell'energia non è nella mente, non è in quel processo razionale. E da un'altra parte, e più facilmente adesso per semplificarci un po' la vita, che già vi sto forse portando un po' lontano, adesso cerco di tornare, per semplificarci un pochino, diciamo che il motore, l'energia che a noi serve per realizzare i nostri progetti, realizzare noi stessi, viene da un centro energetico il più potente del nostro sistema, che è il centro energetico del cuore. E fin qua penso che sarete d'accordo con me, abbiamo ormai capito che ci sono delle differenze, che abbiamo un'energia che viene da parti differenti di noi, ogni organo produce energia, il cuore non come organo ma come centro vitale produce un'energia che
che è dove veramente noi carichiamo la nostra realizzazione, la motivazione per la nostra realizzazione. E guarda caso è anche il contenitore dove noi, più che il contenitore, è l'habitat della nostra vibrazione originale. Ora cosa succede? Se io questo progetto che voglio fare lo sto solo calcolando dal punto di vista razionale, non mi sto veramente caricando dal cuore, quindi dalla vibrazione originale. Perciò sto agendo e pensando e sentendo soltanto le cose che riguardano questo livello di pianificazione di processore mentale. Io mi vado a esaurire l'energia, mi stanco e inizio a sfiduciarmi. La prima difficoltà, magari rinuncio o comunque mi carico, di sfiducia, di delusione, di eccetera, eccetera. Okay? E di aspettative. Diverso sarebbe se io riuscissi a riconoscere la frequenza della mia vibrazione originale, e qua già vi dico, è un lavoro lungo. Non è una cosa, semplicemente perché abbiamo talmente tanti strati sopra questa vibrazione originale che dobbiamo veramente ridefinire tutta una serie di pensieri, tutta una serie di cose che abbiamo accatastato lì sopra questa nota fondamentale, che da sola basterebbe per caricare la nostra energia per qualsiasi progetto, okay? Che veramente il lavoro è un pochino di smaltimento, diciamo, o pelare la cipolla. Se invece noi iniziamo solo a pensarla a questa vibrazione originale, quindi fa niente che non l'abbiamo ancora captata, non abbiamo ancora capito, non... il semplice fatto che adesso, questa sera insieme, iniziamo a pensare: ah, ok, io ho una vibrazione, che vuol dire, potete pensarla quasi come un suono, una nota, che fa vibrare tutto il mio essere per dargli energia. Questa è vibrazione, vuol dire che è vivo, crea energia. Senza vibrazione non c'è energia, ok? Questa vibrazione mi dà però un'energia di un certo tipo. Non tutte le energie sono uguali, come non tutti i suoni danno la stessa corda di chitarra o di violino, suona diversamente, no? Anche fosse con la stessa nota. Per una persona è un po' la stessa cosa. La nota che mi contraddistingue mi fa vibrare e creare un'energia che è inesauribile. Non finisce mai, non mi stanco, non mi esaurisco. Se poi imparo anche a non avere aspettative e perseguire i miei obiettivi con fiducia, il gioco è fatto, ok? Dopodiché posso anche fare i fogli Excel e uscirà tutto sempre benissimo. Quindi qui parliamo di sintonizzazione, no? Che poi magari ci arriviamo anche a queste caratteristiche della quantistica che oggi ci servono tanto. Sintonizzarsi vuol dire iniziare a vibrare alla stessa frequenza di qualcos'altro, ok? Esattamente come accordare degli strumenti. Se io sono un pianoforte e la mia nota migliore è il do, è inutile che io continui a suonare un fa, un sol o qualcos'altro, ok? Passatemi questo esempio non proprio precisissimo, perché poi il pianoforte ce l'ha tutti, però diciamo che siamo esclusivamente specializzati in una particolare nota. E dico specializzati non a caso, perché ognuno di noi nella sua nota originale ha delle qualità, delle abilità, un senso, non voglio dire uno scopo, perché lì secondo me c'è un po' di, si rischia un po' di confusione. Lasciamo perdere lo scopo, perché lo scopo è realizzare la nostra nota fondamentale, dopo da lì viene tutto il resto. Okay? Quindi se noi siamo in grado di iniziare a sintonizzarci con quello che ci è utile per la nostra crescita, per la nostra salute, il nostro corpo si rigenera e si autoguarisce ogni frazione di secondo. Noi siamo sempre continuamente diversi. E nella nostra, diciamo, dimensione quantistica, noi non siamo affatto solo questo. Siamo, diciamo,
una varietà più o meno limitata di alternative che potrebbero essere in una versione ho male alla spalla, in un'altra versione non ho male alla spalla. Queste due, diciamo, informazioni possono far vibrare le mie cellule ugualmente, nel senso è ugualmente probabile. Quindi il discorso poi avanzato di utilizzare le vibrazioni e sintonizzarsi sulla propria vibrazione originale ci porta anche a riconoscere magari uno stato vibrazionale disarmonico. In un certo momento, per me adesso, per esempio, ok? Questo stato vibrazionale disarmonico può essere armonizzato. Se io ritorno alla vibrazione originale, è ovvio che sia così, è come dire torno al progetto originario prima che ci fosse qualsiasi interferenza o distorsione e le mie molecole si aggiornano, quindi tornano a vibrare alla loro frequenza ottimale. Questo è il, diciamo, non plus ultra della guarigione dell'autorigenerazione. Però vi devo dire che sempre è questo, la guarigione è sempre questo. Anche quando usiamo strumenti esterni, di fatto stiamo guarendo perché le nostre cellule tornano al loro progetto originario, tornano alla loro frequenza ottimale. Come faccio a portarle lì? Posso farlo attraverso farmaci, interventi, suoni, parlare con qualcuno che mi vuole bene. Non ha così tanta importanza qual è lo strumento, purché sia in sintonia con me. E quindi arriviamo a un discorso di armonia, cioè devo cercare nella mia vita, devo fare cose che sono in armonia con non la me che penso di conoscere, cioè la storia che mi racconto di me, ma la mia vibrazione originale. Allora è facile che tutto vada esattamente come deve andare, non vuol dire che saremo realizzati felici, ricchi e non avremo mai problemi, ma vuol dire che tutto ciò che capiterà nella nostra vita sarà evolutivo, ci porterà a una versione di noi evolutivamente migliore. Quindi c'è un grande valore per me nel parlare della vibrazione originale e nel comprenderla come una nota distintiva che veramente mi dà senso della mia esistenza nel qui e ora, in ciò che sono rispetto a me, al mondo, scusate, al mondo interiore, all'universo che ho dentro, come anche rispetto all'universo che ho fuori, che però non è veramente fuori, è un riflesso di me. Perché? Perché se tutto è frequenza, vibrazione, risonanza che si materializza, che si cristallizza in una particolare versione che poi noi decidiamo è quella persona tal dei tali, quella situazione così cos'ha, ma tutto a monte e contemporaneamente è frequenza e vibrazione, io discuto semplicemente e continuamente il mio rapporto di sintonia, di coerenza con le frequenze fuori e dentro di me. E questo significa che se io vibro a una nota tale, diciamo un do, per semplificare moltissimo, però diciamo che sono un do in questo momento ed è giusto per me, quindi è la mia vibrazione originale, io andrò in risonanza con tutti i do nelle ottave sopra e sotto che posso incontrare, quindi ho un margine vastissimo di persone, circostanze, situazioni, ma dentro hanno tutti la stessa nota che è in sintonia con la mia. Allora, spero di riuscire a rendere l'idea di come tutto questo processo, tutto questo riorientare, rimettere l'attenzione sulla vibrazione, sulle nostre armonie, sulle nostre risonanze della vita, possa veramente cambiare la navigazione. Noi stiamo navigando questa matrice, stiamo navigando questa esistenza, basandoci per lo più su protocolli predefiniti, prediggeriti e somministrati da energie esterne, diciamo così, mi veniva da dire da poteri esterni, ma non vorrei che sembrasse troppo, ecco,
energie esterne, ok? Siamo immersi comunque in tanti campi energetici, noi siamo un campo energetico, tutto ciò che ci circonda è pieno di altri campi energetici. Nel momento in cui io cresco in una certa cultura, in una certa famiglia, faccio una certa formazione, acquisisco modelli predefiniti, precompilati, e mi allontanano dalla mia vibrazione originale. Necessariamente è così, semplicemente perché viviamo in una società dove questo non è neanche concepito. Stiamo iniziando adesso e, anzi, per me avere l'opportunità di fare questa conversazione e di vedere se c'è qualcuno a cui arriva è una grandissima opportunità perché credo che dobbiamo iniziare a parlarne e quindi ridefinire i nostri rapporti con tutto ciò che ci circonda. Ma non in senso contraddittorio, non in antagonismo, non creando dualità, tu hai ragione, tu hai torto, io sto con questi, non con quelli, ma creando invece accettazione, rispetto, onorando la propria vibrazione originale come le altre. Perché la mia vibrazione originale mi può portare a un certo progetto di vita, a un certo modo di essere. Ma vale lo stesso per tutto ciò che io incontrerò. Ed è probabile, quando soprattutto c'è un minimo di distorsione nella mia vibrazione complessiva, che io incontri persone che non sono in risonanza, persone, situazioni che non sono in risonanza con me. Se torno alla mia sintonia principale, alla mia armonia principale, riesco a discernere, a distinguere. Da lì mi allontano, lì non sto. Non entro in contrasto, non entro in guerra, no? In tutti i sensi. Va bene. Questa mi è sfuggita, me la riprendo. Allora, magari mi fermo un attimo e se c'è qualche domanda o cosa, e poi facciamo invece l'esperienza, perché mi sembra di aver già. Eccomi, ciao, eccoci qua. Allora, intanto grazie per quello che tu ci hai detto questa sera per l'argomento. Io nel frattempo che ascoltavo te, abbiamo selezionato assieme logicamente al mio staff tutte le domande per poi farti. Allora, io so che tu adesso hai questa bellissima cosa da farci ascoltare. E volevo domandarti se vogliamo proseguire adesso oppure vuoi che io ti faccio qualche domanda e poi dopo tu vuoi proseguire. Come vuoi gestire tu la serata? Per me è uguale, io sono già prontissima e anche la regia è pronta con tutto quello che dobbiamo fare Io come andrei a fare esperienza. l'esperienza perché così diamo un senso a tutte le cose che ho detto e vediamo se riusciamo a trovare tutto questo dentro di Bene, noi. E quindi facciamo l'esperienza e poi le domande. Sì. Perfetto. allora la regia è pronta e diciamo che iniziamo. Sì, allora racconto un pochino che cosa facciamo e poi, insomma, quando siamo pronti a partire, iniziamo anche con i suoni, ok? Io stasera per voi ho selezionato una sequenza di frequenze, una sequenza di vibrazioni, che io utilizzo in terapia, che poi bene, nel libro, magari Rosa lo diciamo, c'è anche un'esperienza da fare e volevo anche farvela provare questa sera. Il discorso che noi ci armonizziamo sulle frequenze che incontriamo. Lo possiamo ben utilizzare a nostro vantaggio in modo molto benefico per rimettere armonia nelle nostre cellule, nei nostri organi, nei nostri sistemi, nelle nostre emozioni e nella nostra mente. Okay? Quindi useremo delle frequenze questa sera. Se avete delle cuffiette, è bene metterle, con l'attenzione di avere il destro sul destro, sinistro sul sinistro, perché ci saranno anche suoni bineurali, quindi che vengono poi ricreati nella mente. Cercheremo di mandare una buona qualità del suono. Immaginatevi però che stiamo, diciamo, trasmettendo queste frequenze a tutto il gruppo che ci ascolta e anche alle persone che verranno dopo, anche attraverso la nostra intenzione, anche attraverso la coscienza, e quindi non è tanto il suono che sentite.
ma veramente la qualità, diciamo, dell'intenzione che metteremo questa sera. E vi dico che cosa ascolteremo e che cosa ci faremo con le cose che ascoltiamo. Queste frequenze le useremo attraverso una meditazione guidata, una piccola meditazione guidata, per andarci a esplorare il centro energetico del cuore, che per me è un po' la sede, di tutte le nostre energie più potenti, è il centro della nostra sfera energetica ed è dove noi possiamo più facilmente trovare questa vibrazione originale. Ora, vi guiderò ad entrare in questa parte anche fisicamente del corpo, che è il centro del petto, che è il cuore spirituale, non il cuore fisico. Vi guiderò a entrare e a esplorare attraverso una serie di domande aperte. Non ho fatto tanto in tempo a dire sulle domande aperte, però dico qui un pezzettino così non vi ritrovate, diciamo, sorpresi quando ve le dirò durante la meditazione. Il modo per uscire da alcuni nostri meccanismi, di quei programmi preimpostati che abbiamo acquisito e che non sappiamo neanche più mettere in discussione, il modo per uscirne è farsi domande e fare domande aperte, cioè sono domande che noi facciamo sapendo che non abbiamo una risposta. E questo è molto importante, perché se voi fate domande alla vostra mente razionale, necessariamente questo processore andrà a prendersi i file che ha già, diciamo, archiviato e quindi darà una risposta abbastanza scontata. Una delle grandi qualità, diciamo, della nostra vibrazione originale, della sintonia con la vibrazione originale, è quella di farci entrare in una serie di percezioni extrasensoriali che noi abbiamo già, che però usiamo molto poco oppure usiamo male. Okay? Quindi fare le domande aperte vuol dire mandare la nostra mente alla ricerca di un'informazione, di una risposta, non nella mente stessa, ma nell'archivio infinito a cui noi abbiamo accesso attraverso il cuore, che è l'archivio universale o cosmico o la matrice. Insomma, diciamo che il nostro internet cosmico non è nella nostra mente e le risposte ci sono sempre. Okay? Siamo noi in difficoltà a leggerle. Quindi vi farò fare una serie di esplorazioni, vi chiederò attraverso delle domande aperte come potrebbe essere questa vibrazione che sentirete al centro del vostro cuore. Vediamo cosa esce, di solito si costruisce sempre insieme, spero che ci siate. Ok, le frequenze che ascolteremo sono il chakra del cuore, la frequenza del chakra del cuore e la frequenza del chakra del plesso solare. Non vi sto a raccontare, poi dopo l'anatomia energetica non è così complessa perché poi riusciamo a riscontrarla anche con altre cose che conosciamo. Però è da riformulare, diciamo. Okay. Poi ascolteremo un'intenzione o sankalpa, per chi conosce questa parola che viene dallo yoga. Creo coerenza e integrità in tutte le parti di me. Ascolteremo la frequenza dell'energia di sollievo, quindi sentirsi sollevati, e del senso di benessere. Questo è qualcosa che la nostra mente semplicemente si sintonizza su quella frequenza e noi ci sentiamo meglio. È tanto semplice così. Okay. Useremo anche la frequenza del bilanciamento degli emisferi cerebrali. Questo ci aiuta a entrare in uno stato più rilassato e ad ascoltare quello che il cuore ha da dire alla mente, perché viaggiano nei due emisferi che spesso non comunicano tra di loro. Mettiamo anche equilibrio mente-emozioni, di modo da avere più coerenza e protezione aurica, quindi la protezione del nostro campo energetico. Ok, prima di chiudere gli occhi e iniziare con i suoni, vi chiedo di fare una semplice respirazione per attivare il centro energetico del cuore. E questo è semplicemente inspirando profondamente e sull'espiro
espirare fino in fondo, in fondo, in fondo, cercando di stringere i muscoli del petto dentro i muscoli del cuore, dei polmoni. Se non l'avete mai fatto, vi sembra di non sapere dove sono. Pensatelo soltanto e cercate di farlo. Dopo un po' viene. Quindi proviamolo un attimino insieme. Quindi inspiro. Devo proprio creare un soffio lungo e sull'ultimo stringo, ok? Questo ci porta nel centro energetico del cuore. Facciamolo un pochino di volte, fatelo come proprio, iniziamo come preparazione per attivare la nostra energia. E stringo, stringo, stringo. Ancora un paio di volte, se già vi viene bene, perfetto. Se non sentite che vi viene, potete continuare anche mentre facciamo il rilassamento. Ok. Perfetto. Possiamo iniziare con i suoni. Spero che sentiate anche la mia voce. Aggiustate pure il volume del vostro audio di modo che sia comodo e che riusciate a sentire la mia voce. Diamoci un attimo per abituarci al suono. E vi chiedo di mettervi comodi, se possibile, con i piedi a terra, quindi con le piante dei piedi in contatto con il pavimento per la prima parte. Poi dopo potete, se volete, usare un'asana o mettervi comodi diversamente. Però all'inizio cominciamo con i piedi a terra. E iniziate a chiudere dolcemente gli occhi. E allontanate gli stimoli esterni. Fate un bel respiro profondo di contatto e di presenza. Ponete l'attenzione a questi suoni e immaginatevi che siano come una pioggerellina, un flusso di energia che entra dalla cima della testa e scende nella testa, nel collo, nelle spalle, rigenerando i vostri pensieri, rilassando le ossa del cranio, i muscoli della testa, i muscoli del viso. E fateli scorrere dall'interno, percorrendo il busto, dalle spalle, lungo la schiena. E mentre questa energia scorre, rigenera tutto ciò che incontra. Portando via le energie in eccesso. Lasciatele scorrere dalla cima della testa, lungo tutto il busto, la colonna e giù lungo le gambe, fino alle piante dei piedi.
e immaginate che tutte le energie in eccesso scaricano a terra uscendo dalle piante dei piedi. Create questo flusso dall'alto, dalla cima della testa, lungo tutto il corpo, fino ai piedi, scaricando a terra tutto ciò che non vi serve più, tutte le energie in eccesso, le densità, le tensioni. E man mano che questo flusso scorre, sentite il vostro corpo più rilassato, più morbido. Rilassate le spalle, rilassate l'addome, il bacino, rilassate le gambe e lasciate scorrere, lasciando andare, scaricando a terra dalle piante dei piedi. Tutto ciò che non vi serve più. Lasciate scorrere, lasciate andare. Riprendete il flusso dall'alto e di nuovo scorre lungo tutto il corpo, anche lungo le braccia. E lasciate che anche dai palmi delle mani escano le energie in eccesso, le scorie, le tossine, tutto ciò che non vi serve più. Lascio andare, lascio andare. E mentre il mio corpo si riempie di energia pulita, di luce purissima, è sempre più facile lasciare andare tutto ciò che è in eccesso, tutto ciò che non mi serve più. Corpo perfettamente rilassato ora e continua a riempirsi di energia rigenerante. Ora immagina una piccola miniatura di te nella tua testa. Immagina di vedere uno scivolo che scende dalla cima della testa al centro del petto. Sali sopra e lasciati dolcemente scivolare fino al centro del chakra del cuore. Andiamo ancora un pochino avanti. Rimani in quell'energia del centro del cuore. E cerchiamo di esplorare questo spazio.
Se ci fosse un colore, che colore sarebbe? Nota, osserva la prima cosa che viene in mente, la prima cosa che vedi. Se ci fosse un colore, che colore sarebbe? Se ci fosse un paesaggio, che paesaggio sarebbe? Osserva e nota la prima risposta. Se ci fosse una persona, chi sarebbe? Osserva la prima immagine. E continua a sentire l'energia al centro del cuore. Se ci fosse una forma geometrica, che forma sarebbe? Rimani ancora un momento nella sensazione di essere avvolta, avvolto nell'energia del centro del cuore. E chiedi a questa energia di farti sentire la tua vibrazione, la tua nota distintiva e di permettere che questa nota si manifesti in qualsiasi modo da qui in avanti con i tuoi tempi. Anche se concludiamo questa pratica, rimani quanto più possibile in questa energia, notando, osservando le tue sensazioni. E possiamo ritornare. E dolcemente riaprire gli occhi. Ok. Sono andata un po' più lunga, come il mio solito. Tranquilla. Intanto Giulia, grazie, è stato davvero bello ascoltarti e soprattutto fare questa pratica. Grazie di cuore per questo tuo intervento molto prezioso e vedo anche dalle tante domande che ci sono arrivate, è stato molto apprezzato anche dal nostro pubblico. Sei pronta alle domande? Sì, perché ci sono ancora un trilione di cose che vorrei dire, quindi spero che con le domande riesco a Bene. tirarle fuori. Dimmi Bene, prima di tutto. proseguire, visto che abbiamo fatto la pratica, volevo ricordare il tuo libro, La vibrazione originale, alla ricerca del guaritore
interiore edito da Capitan Art. E se volete lo potete acquistare sul sito Il Giardino dei Libri, www.ilgiardinodeilibri.it. Ha ben 159 pagine e stasera non avrete le spese di spedizione. È un omaggio che vi facciamo noi, per cui le spese sono gratis. Allora, Giulia, veramente tante Grazie. domande, non ci stavamo dietro. Io poi ascoltavo te, parlavo un attimino con il mio staff di tutte queste domande. E, prima di continuare, visto che abbiamo fatto la pratica, volevo che mi dicevi un attimo una cosa. Io mi sono scansionata il codice QR che c'è in questo Sì. libro. E Sì. devo dire, che hai fatto un bellissimo, anche tu, hai fatto un bellissimo regalo, a chi acquisterà il tuo libro, perché, ci sono immagini e suoni, che ognuno di noi può sperimentare, no? E per cui ci vuoi dire qualcosa a chi scarica questo Sì. codice QR? Io non voglio svelare niente perché mi è piaciuto moltissimo nell'averlo ascoltato e visto. Cosa vuoi dire, due parole prima di passare alle Sì, è un domande? po' una sorpresa che abbiamo preparato. Devo dire che anche qui Rino Capitanata è stato veramente innovativo perché abbiamo inserito due QR nel libro. Uno è l'intervista, quindi che uno può guardarsi così sa un pochino da dove viene il libro. E l'altro è proprio un regalo per chi legge. Io volevo che ci fosse un po' di pratica, perché ovviamente stiamo parlando di temi che sì, quando sono in un libro uno può anche dire bello, capito, ma poi cosa faccio? Invece il mio punto è proprio che si può fare tantissimo per coltivare, conoscere questa vibrazione, coltivare questo modo di vivere, no? La propria vita. E questo è io li chiamo rimedi olografici, sono rimedi olografici nel senso che è una combinazione di frequenze sonore e visive. Quindi attraverso degli ologrammi il cervello guarda degli ologrammi di fatto, non sono solo delle immagini, e ricostruisce una certa geometria che gli dà una certa frequenza. Quindi il cervello entra in quella frequenza e il sistema nervoso entra in sintonia con quella frequenza, che quindi diventa sia uditiva, sonora, che visiva. E in questo modo arriviamo in un concentrato, che poi durano dai 3 ai 5 minuti questi rimedi, un concentrato frequenziale, arriviamo a sintonizzare il corpo fosse uno strumento musicale, no? Quindi diamo l'accordatura giusta. E quello che c'è nel libro riguarda proprio il raggiungimento della vibrazione originale, con la Bene, pratica, ecco, quindi non è che sì. Poi uno lo vede una ci volta sono e anche ha. delle belle immagini, vedo. Insomma, è un Sì, abbiamo libro ben descritto fatto. infatti l'anatomia frequenziale, l'anatomia energetica, quindi c'è un po' di, Bene. sì, è un manualone di tutte queste conoscenze, Insomma, c'è quantistica, tanto da medicina imparare. Chi lo energetica, legge avrà tanto da imparare. è molto Bene, concentrato. allora Giulia, io sono prontissima con le domande Vai pure. e che inizio con una domanda da parte di Cinzia. Cinzia ti domanda come riconoscere la propria vibrazione energetica. Da quel che ho capito, la vibrazione energetica è quella tale cosa che ti rende viva. Ok, bene, ciao Cinzia, grazie, grazie. Allora, c'è la vibrazione energetica, che è lo stato energetico in cui noi ci troviamo in un dato momento, che è fatta di tante cose. È fatta, poi anche questo è descritto un po' nei libri, proprio nell'anatomia energetica. Noi produciamo energia, e inviamo quell'energia e scambiamo energia con il resto del mondo, proprio come una cellula. Tutto il cosmo funziona così, invio e ricezione di energia. Lo stato energetico in cui noi ci troviamo in un dato momento è la somma dell'energia o diciamo di quello che sta facendo il nostro centro mentale, quindi i nostri pensieri, la nostra mente, il nostro centro spirituale, quello del cuore, il nostro centro emotivo, che è il plesso solare, il nostro centro fisico, che è situato nel bacino, ma è il corpo fisico.
Se noi produciamo in tutti questi centri energetici un'energia coerente tra di loro, no? E questi centri si parlano, quindi noi nel corpo viviamo la stessa cosa che viviamo nelle emozioni e diciamo, pensiamo, facciamo la stessa cosa che viviamo nel corpo, quindi insomma, grandi uno stato di un livello di coerenza. Produciamo un'energia molto forte, molto armonica, molto in sintonia con la nostra vibrazione originale. E quello ci rende vivi, ma siamo vivi anche quando produciamo meno energia e siamo totalmente incoerenti, ok? Quindi lo stato energetico è diverso dalla vibrazione originale. La vibrazione originale è come una sorta di, è la nota che accorda tutti gli altri strumenti, l'orchestra. Che noi siamo, no? La nostra mente è uno strumento, il cuore un altro, il corpo un altro, però devono suonare insieme. Come riconoscerla? Allora, vi volevo proprio dire delle cose su questo, perché così diventa un pochino più concreto, ok? C'è un criterio, diciamo, che può usare chiunque per capire in che stato energetico si trova, ok? Abbiamo un continuum tra poca energia, tanta energia, ok? Massima energia. In questo continuum abbiamo gradi differenti di coerenza e di integrità. Cioè vuol dire che se sono in un'energia debole, sono in uno stato incoerente o poco integro, ok? Non disintegrato, ma insomma poco integro, ok? Allora, in quello stato lì, ho delle sensazioni che posso verificare. Per esempio, sento molta tensione fisica, quindi ho le spalle contratte, il diaframma contratto, non respiro bene. Lì c'è o in inspiro o in espiro il blocco, sono due cose diverse. Quindi queste piccole cose posso imparare a testare su di me, a capire, no? Come mi sento fisicamente. Prendo un bel respiro, si muove il bacino, si muove il petto, no? Non si muove niente perché sono così, no? Allora, quello è uno stato energetico in cui ho poca coerenza perché il mio sistema nervoso, cioè lo so che ho poca coerenza perché queste cose che vi ho detto sono, diciamo, il sintomo di un sistema nervoso che è entrato in sopravvivenza. E così con gradi differenti. Qual è il grado massimo di energia, di coerenza, di integrità? Fisicamente mi sento morbida, io lo descrivo così, è una morbidezza, cioè non sento nessuna tensione. Potrei essere in qualsiasi posizione, c'è cioè una grande flessibilità e non c'è tensione, non sento dolori, non sento... O magari sento anche dolori perché, attenzione, cioè non è che proprio... Però mi sento comunque in uno stato di flessibilità, di morbidezza, di non tensione. Dal punto di vista del respiro è molto espanso, dal punto di vista della mia visione di vita è espansa. Cioè sento che potrei arrivare dovunque, fare qualsiasi cosa e tutto va bene. Ok? E sento magari una gioia senza ragione, ok? Per il semplice fatto che esisto su questa meravigliosa terra. Questo è un ottimo stato energetico e lo posso verificare così, ok? Quando mi sento così, andiamo bene. Bene, allora grazie, voglio continuare con una domanda da parte di Debe. Esiste un percorso di deprogrammazione che aiuta a trovare questa vibrazione? Certamente, certamente, dobbiamo deprogrammare. Quello che io cerco di fare, è veramente, prima di tutto, liberare certi condizionamenti nella nostra mente che sono date da impostazioni, come dicevo a un certo punto, la nostra scienza positivista, meccanicistica, inevitabilmente ci condiziona. Deprogrammare alcuni schemi familiari, mentali, della società. Certo, è possibile. Io adesso vi dico una cosa, spero di non, così, di non dispiacere a nessuno, che so che comunque, come tutti, abbiamo tutti passato tanti anni, tanti percorsi difficili e lunghi.
Per deprogrammare, per riprogrammare, per questo. Allora, in verità, essendo noi veramente uno strumento vibrazionale frequenziale, spostarci da un livello energetico a un altro non è così difficile. È proprio un saltare orbita, come l'elettrone salta di orbita. Quello che ci serve è sufficiente energia per saltare di orbita, quindi quell'energia di solito è la motivazione, è la fiducia, è la gioia, è la gratitudine, è il capire, il credere di avere accesso a un'orbita migliore. Okay? Quando non ci sono questi elementi, perché sono troppo concentrata sui miei problemi, su risolvere quello che mi hanno fatto i miei genitori, quello che le persone che ho incontrato, cioè, più mi occupo dei problemi, più do energia ai problemi. Tant'è che per me il modo di affrontare anche la terapia, l'autoguarigione, non è cercando il problema, ma cercando il margine di trasformazione, dove questo sistema energetico è bravo a fare qualcosa, cioè qual è la sua qualità. E lì di nuovo è la vibrazione, il tono originale, ognuno ha una sua specializzazione che gli dà più energia che ad altri. E quindi lì usiamo l'energia e saltiamo di orbita. Spero non sia troppo semplicistico, perché io vi dico, nella mia esperienza è esattamente questo che succede. E ho persone che poi tornano, magari io dico com'è andata quella situazione, quella cosa che sembrava insormontabile, e mi arrivano, sono persone completamente differenti, non si ricordano neanche più, quasi. E questo sarebbe ideale, se noi ci dimenticassimo dei nostri problemi sarebbe più facile saltare d'orbita. Ecco, non so se ho risposto, ma questo Sì, era. benissimo. Ok. Allora, io intanto andavo avanti perché le domande ne stanno arrivando veramente tante. E allora, ti faccio questa domanda da parte di Marianna, considerando un attimo anche l'ora, se vuoi essere Sì. un attimino più sintetica, non Sì, ti tengo sì, qui sì. Però fino a tarda notte. Cosa se tu me lo devi dici, eh? dire perché io tendo a parlare, parlare, parlare. Hai Sì, capito? no, e io tendo a fare molte domande, per cui vediamo un attimo di non Sì. ci mettiamo d'accordo. Io ti faccio le domande, se te sei un attimino più sintetica, accontentiamo un pochino più Va i bene. partecipanti. Sì. Ok, al di là che è tutto molto importante e interessante quello che tu logicamente rispondi ai nostri partecipanti. Allora, voglio continuare Bene. da parte di Marianna che domanda. Esiste un modo per lasciarsi andare e sentire le vibrazioni? Io mi sento molto bloccata e rigida da parte di Marianna. La pratica, Marianna, non c'è un modo che è il modo. Ognuno ha un suo click, questo sì, però la pratica, l'esercizio, anche per me era così all'inizio. Io credo di aver passato il primo anno che ho incontrato la meditazione, che poi c'erano tutte queste pratiche, non ci capivo nulla e credo che per un anno non ho veramente fatto quello. Era solo un allenamento, allenamento, però ho continuato e, come dire, no, non ho lasciato perdere e alla fine, ci si arriva. Però no, non ci sono scorciatoie, cioè i suoni sono un'ottima scorciatoia, certe pratiche sono delle scorciatoie, però alla fine fiducia e pratica. Bene, allora da parte di Roberta, quando siamo in risonanza con ciò che ci è affine o vibrazione originaria, ci sentiamo espansi, nutriti e leggeri? Esatto. Esatto, è quello che dicevo prima, no? Potete veramente vedere anche dal vostro corpo, dal vostro respiro, da come funzionate nei sistemi vitali, se siete in coerenza o meno. Se poi siete anche in sintonia con la vibrazione originale, c'è quel qualcosa in più, che direi è una sorta di gioia. No, non voglio dire amore cosmico, che poi sembra, no? Però alla fine è quella,
Sì, perché la sintonia con la vibrazione originale è di fatto la sintonia con l'energia primordiale, no? Che ha creato tutto questo e quindi è un senso di tutto ha senso e tutto è perfetto e tutto va bene. E non c'è una ragione esteriore, cioè non è che perché ti sia risolto un problema o perché... No, così ti svegli e ti senti così. Questo è... Un bello stato Bene, da raggiungere. grazie. Allora, un'altra domanda da parte di Daniela. La vibrazione può essere percepita in forma di luce, di suono o in forma di formicolio leggero? Sì, tutte queste cose. Il nostro sistema nervoso, sistema calibra l'informazione e te la restituisce in un modo che tu possa comprenderla. Quindi, come dire, non c'è veramente, devi sentire questo piuttosto che un'altra cosa. Quello che senti va bene, perché è movimento, è energia, perciò se si manifesta con una sensazione fisica, noti quella, se si manifesta con un colore, noti quello. Qui aggiungo una cosa che è più proprio anche della pratica, no? Anche della meditazione, anche di queste pratiche. Sempre fare l'esperienza senza interpretare, senza giudicare, senza, ma semplicemente notando, osservando cosa senti, cosa vedi. Fine. Questo sviluppa la sensibilità perché abbiamo veramente bisogno di entrare in un'altra dimensione nostra, anche della nostra coscienza, che ha delle abilità incredibili. Che non sono paranormali o magiche, sono proprio come siamo fatti. E quindi sì. Osservare più che interpretare. Bene, senti, io ti volevo fare questa domanda perché alcune persone chiedono questo: dove possono cercare il significato delle risposte che hanno dato durante la meditazione? È esattamente quello che stavo dicendo adesso. Se voi, sì, è così. Se voi rifate questo esercizio, potreste avere altre risposte e questo è un bene. Fondamentalmente, qui non volevo fare un discorso troppo difficile, poi questa cosa nel libro la trovate, però è un pochino da digerire. Fondamentalmente è il nostro cervello che decodifica informazioni frequenziali, cioè percepisce energia. Quando io vi chiedo, o diciamo, se ci fosse un'immagine, un paesaggio, un colore, quale sarebbe? Il modo, diciamo, che poi col tempo accade così, perché è il modo in cui noi funzioniamo, accade che emerge un'immagine. Non è qualcosa che pensi, è come se ci fosse uno schermo davanti e accendi quell'immagine, vedi quello, ok? Ci si arriva, questo è il modo di, diciamo, avere le risposte. Però anche quando arrivi a quel punto, l'immagine che vedi non è una cosa fissa, o meglio, non è una cosa che devi capire il significato, devi assorbire la sensazione che ti dà. La frequenza è una sensazione. Quindi se vedo come persona speciale, non lo so, mio nonno, ok? O qualcuno di caro in questo momento. Ci siete? Sto vedendo un pochino di... Sì, tutto io ti vedo bene. Ah, La ok. regia mi sta confermando, tutto perfetto. Ah, va bene, mi sto pixelando. Ecco, non vuol dire che mio nonno vuole dirmi qualcosa. Vuole semplicemente dire che io in questo momento sto decodificando quella sensazione di amore, di sicurezza, di quello che provavo nell'infanzia, no? Magari nelle braccia del nonno, la sto decodificando con l'immagine del nonno. È complesso questo forse da spiegare, ci sono tanti fraintendimenti qui, tantissimi. Cioè, dovremmo fare tutta una cosa a parte su questo, su come interpretare le percezioni sottili, perché di questo si tratta. Quindi no, non cercate nessuna interpretazione, non troverete, perché non avrebbe alcun senso che qualcuno vi dicesse: hai visto un triangolo, significa questo, hai visto verde, significa questo.
Io suggerisco proprio di evitare questa caccia alla cristallizzazione, perché è proprio quello che dobbiamo fare, andare indietro alla frequenza, all'energia, quindi non al giudizio, all'interpretazione. Fidatevi su questo, perché se Grazie. riuscite a entrare nella sensazione, quello è il vostro messaggio, che poi dentro nel nostro sistema, nella nostra coscienza, genera dei risultati. Questo è importante. Grazie. Allora, Isa domanda. A volte quando sono stressata, resetto la mia vibrazione sintonizzandomi con le fusa della mia gattina. Cosa ne pensi di Stupendo. questo? Bravissima. Vorrei farlo anch'io, ma la mia gatta non fa le fusa perché è un po' è piccolina. No, allora, è geniale questo. Esattamente è il processo che sto dicendo. Quasi non importa che cosa vi può armonizzare, ma le fusa del gatto è un'ottima armonizzazione, la potremmo registrare e usare, ma l'energia degli animali in generale, l'energia delle piante, gli uccellini, comunque la natura e gli animali hanno una capacità di armonizzarci che noi proprio non riusciamo neanche a immaginare se solo gli diamo l'occasione di farlo. Quindi bravissima perché hai trovato questa. Sì, e se veramente noi per un momento ci dimentichiamo dell'importanza che abbiamo dato ai nostri problemi, alla nostra storia, a chi pensiamo di essere, a chi pensiamo di pensare di essere, ci dimentichiamo di tutto questo e guardiamo veramente gli alberi o ci sintonizziamo con le fusa del gatto, immediatamente la nostra energia cambia. E io vi chiedo perché non dovremmo farlo? Perché restare ancorati, agganciati ai nostri problemi, alle cose che dobbiamo risolvere? Nulla vieta che poi le risolviamo, anzi, le risolviamo con maggiore chiarezza perché abbiamo un'energia integra e coerente. Brava, mi è piaciuta molto questa cosa. Anche a me. Allora, Nicoletta invece ti domanda: giungere a scoprire la nostra vibrazione originale è come giungere all'illuminazione? Allora, l'illuminazione è un concetto di un certo tipo di cultura, no? Yogica, che fondamentalmente indica. Te la interpreto nel mio linguaggio e nel linguaggio della scienza moderna, ok? Frequenziale, indica uno stato di perfetta coerenza e integrità. E questo sì significa illuminazione nel senso che l'energia che noi abbiamo è ottimale, quindi è illuminata al massimo. Ma questo non voglio banalizzare, diciamo, la tradizione dell'illuminazione, semplicemente per dire che quello stato di coscienza che gli antichi chiamavano illuminazione, oggi la possiamo rivedere con questi concetti e capire che abbiamo anche noi un percorso possibile, e che comunque in origine siamo tutti illuminati, perché è la nostra natura. Sono gli strati di esperienza e di densità e di cose che abbiamo vissuto e aggiunto sopra la nostra originaria illuminazione o luce che fanno sì che ci siamo un pochino allontanati. Quindi non mi voglio legare troppo a dei concetti, no, di altre tradizioni, perché veramente secondo me sono comprensibili nel loro contesto, mentre noi abbiamo un po' bisogno di ricodificare e avere un linguaggio nuovo. Però sì, direi che combaciano le cose. Allora, voglio proseguire. Mi permetti ancora qualche domanda? Certo. Abbiamo sforato abbondantemente l'ora, però Sì, c'è ancora qualcuno che come ci ti dicevo segue, prima, grazie. adoro farti le domande perché ce ne sono tante e accontentiamo più partecipanti possibile. Allora, Rosalba, la vibrazione originale si può trovare anche dopo una grave malattia? Certo, oserei anche dire a maggior ragione,
Le malattie, incidenti, traumi nelle nostre vite, è come dire, questo è proprio il capitolo, non tutto il male viene per nuocere, perché sono delle rotture di energie molto dense che ci allontanavano dalla nostra vibrazione originale, di fatto. Quindi sono un bene, no, non un bene in assoluto, ma sono sicuramente delle opportunità che possiamo cogliere per raffinare la nostra sintonizzazione, per capire meglio la nostra vibrazione originale. E ve lo dico perché io l'ho vissuto così. Quando ho iniziato questo percorso, ormai 26-27 anni fa, ero molto giovane. Non sapevo niente di niente, non capivo niente di niente. Non che adesso capisca, però diciamo che adesso ho un pochino di linguaggio, insomma, per potermi confrontare con certe esperienze. Però è stato tutto facile fino a un certo punto. Non semplice, però relativamente facile. Il momento di maggior crescita per me è stato dopo un grandissimo trauma. È una grandissima delusione, una grandissima ferita. Quello è stato proprio quando io ho scoperto poi tutte queste cose. Quindi io direi assolutamente sì. Bisogna cogliere, però, cogliere che opportunità ti dà quella malattia, quel trauma, quella delusione, che opportunità ti dà. Soccombi alla gravità che stai tu attribuendo a quella situazione, oppure usi quell'energia per andare oltre. Dico solo un'ultima cosa, magari poi risponde anche ad altro. L'energia di per sé è neutra, siamo noi che li attribuiamo positivo o negativo. L'energia è energia, e con questo voglio dire quel discorso di saltare d'orbita, aggiornare il sistema operativo, andare il salto quantico, ok? A noi serve dell'energia che venga da un'esperienza di piacere o da un'esperienza di dolore, non fa nessunissima differenza. Mi spiego? Cioè, a noi serve l'energia. Se noi, e il dolore crea energia più forte. È così. Mi dispiace, non lo so, questa è una condizione del genere umano, ma è così. Quindi se noi siamo in grado di catturare quell'energia, lasciando perdere l'importanza che diamo alle cose che abbiamo vissuto e con quell'energia spingere ancora oltre, è fatta. Questa è la mia Bene. esperienza, se non altro. Senti, volevo proseguire con Maria che domanda com'è una vibrazione positiva e com'è una vibrazione negativa? Come si differenziano? Appunto, no? È proprio quello che volevo dire. Cosa intendiamo per negativo, cosa intendiamo per positivo? Un po' penso di aver risposto prima a questa domanda, nel senso che possiamo capire su di noi se siamo in uno stato energetico basso. Io non direi negativo, ma basso nel senso che abbiamo poca energia, la perdiamo, la disperdiamo e quindi siamo meno coerenti, che vuol dire anche meno presenti, meno intelligenti. Beh, vediamo, siamo più confusi, siamo più ammalati, eccetera. Okay? Quindi non è che c'è una vibrazione negativa, una vibrazione positiva. A me non piace neanche molto, anzi, non mi piace proprio una certa attribuzione di giudizio anche sulle persone, anche sulle situazioni. Pensiamo di sapere che quella persona ha un'energia negativa, non sappiamo nulla. Possiamo solo capirlo attraverso la nostra percezione che impatto ha su di noi. Allora, se una persona con una certa incoerenza energetica ha un effetto su di me, mi fa sentire male, devo guardare la mia coerenza energetica, non la sua. Quindi insomma, anche questo è un pochino da ridefinire. Non so, Rosa, si capisce quello che voglio dire? Sì, va bene.
Sì, credo Hai che sia. risposto, penso che anche la partecipante sia contenta di questa risposta. E io ho selezionato una domanda che mi piace farti da parte di Stefano, che domanda: come mai alcune persone non trovano la vibrazione originale dell'amore? Ah. E la risposta è troppo semplice, però non voglio. Siamo curiosi. Quando trovi la tua vibrazione originale, quello è già uno stato di amore diffuso, non verso una persona nello specifico. Poi veramente puoi scegliere chi vuoi perché non farà tanta differenza. O meglio, è meglio scegliere qualcuno anche con delle caratteristiche compatibili con i tuoi progetti di vita. Ok? È l'unica cosa, diciamo, su cui porrei un po' di attenzione. Cioè, è inutile, insomma, se c'è un'incompatibilità proprio progettuale, è meglio lasciar perdere, però non amare o sintonizzarsi sulla vibrazione originale, propria originale dell'amore, che poi combaciano le due cose in ultimo, vuol dire sempre comunque sintonizzare se stessi sulla propria vibrazione originale, che è il proprio senso della propria esistenza. L'amore segue a questo, è una conseguenza, non può venire prima. O meglio, anche quando viene prima è perché siamo già su quella strada. Quindi, vabbè, sarebbe da capire un po' di più di questa domanda, ma non ha senso cercare l'amore in un'altra persona. È uno stato d'essere, non è qualcosa che noi facciamo o proviamo per qualcuno. Sei già in quello stato d'essere e quando trovi una persona compatibile e, come dire, anche disponibile a sintonizzarsi con te. Il gioco è fatto, è molto semplice. Bene, senti velocemente da parte di Rocco, recitare dei mantra può avvicinare alla vibrazione originale? Domandone questo, eh? È proprio un domandone, Rocco, grazie, vedo di essere sintetica. Qualsiasi cosa può avvicinare la vibrazione originale, non metterei un unico metodo, tecnica, sistema, è un percorso, è un viaggio, un'esplorazione, ce n'è sempre uno di metodo, di sistema che in quel momento si adatta. Eviterei di iniziare però con i mantra, per una semplice ragione. Il mantra è di per sé una frequenza che utilizza la parola per dare la frequenza. Non tutte le lingue sono lingue frequenziali, quindi i mantra andrebbero recitati in sanscrito, se vogliamo che siano efficaci, o in altre lingue sacre, aramaico, farsi, questo tipo di cose. In italiano un pochino meno, mi dispiace. Questi ci sono studi di ololinguistica, per cui lo dico per conoscenza, non, ecco. Però c'è un'altra cosa, nella recitazione del mantra tengo il mio cervello in una particolare frequenza, vibrazione d'onda, che mi ancora troppo alla mente. Se so navigare, stati di coscienza diversi, vado dove voglio, sono flessibile, uso anche i mantra. Se non so ancora navigare, non è proprio l'inizio giusto. Sono stata un po' tecnica qua, però me l'ha chiesto. Bene, allora senti, io voglio farti una domanda perché molti partecipanti, come ultima domanda, poi proseguiamo e andiamo in chiusura perché il tempo vola, stasera ancora di più, chiedono come possono contattarti. Ci vuoi dire se hai un sito, una email, qualcosa? Sì, ne ho diversi. Allora, che poi c'è anche sul libro e tutto, però potete cercare Health Empowerment. Di fatto è quello il mio sito. Health Empowerment, il sito della piattaforma dei corsi, e
Health Empowerment Social Academy, però se cercate healthempowerment.it lo trovate, oppure su Facebook come Biorisonanza Genius Insight, che poi è il sistema di generazione di frequenze, il sistema di biorisonanza che io utilizzo, quindi Biorisonanza Genius Insight. È tutto in inglese, lo so, però è così, Poi c'è scritto questo anche sul sistema. libro. Esatto, c'è scritto anche sul libro. Bene. Sì. Allora, senti, Iulia, che dire, grazie per aver risposto alle domande e come dicevo prima, anche stasera il tempo a disposizione è volato e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutte le numerose domande che abbiamo veramente ricevuto, ma erano tantissime e abbiamo solo poco più di un'ora a disposizione e devo dire, Iulia, che l'abbiamo veramente sforato. Grazie. Sì. Colpa mia che sono sempre molto lunga, però spero sia servito. Sono cose che non si possono dire in 3 minuti, Esatto. ovviamente, anche perché penso che sia giusto dare una profondità a questo tipo di cose, altrimenti rimangono, ecco, Ma a me molto fa piacere che volatili. tu sei ancora qui con noi. Infatti non ti lascio subito, eh. Stai Va ancora un po' bene, con noi con i benissimo. numerosissimi Sì, partecipanti. sì, Allora, io sì. voglio ricordare ancora, come dicevo prima, che il libro La vibrazione originale alla ricerca del guaritore interiore, se volete, le potete acquistare sul nostro sito Il Giardino dei Libri. E come dicevo prima, il nostro sito è www.giardinodelibri.it e questo libro ha 159 pagine. E chi lo acquisterà questa sera avrete anche le spese di spedizione gratuite, un regalo che noi del Giardino dei Libri vi vogliamo fare. Infine, se volete, vi chiedo di lasciarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook, Instagram. Diteci se vi è piaciuta la serata, le vostre opinioni sono molto importanti per noi e ci aiutano a capire se abbiamo fatto bene il nostro lavoro. E ci fa piacere anche se ci lasciate un commento sotto al video della registrazione che sarà pronta già da domani. Vi arriverà un'email con il link della registrazione. Sicuramente Giulia, appena può dedicare del tempo, vi leggerà e vi risponderà. Dico bene, Giulia? Bene, Certo, con molto piacere. grazie anche per questo e io voglio ricordare a tutti i partecipanti che potete vedere tutti i nostri webinar precedenti nella sezione, webinar del Giardino dei Libri. Infine, voglio ricordare che noi ci possiamo vedere lunedì 11 luglio alle ore 20:30, di nuovo per una bellissima serata assieme e avremo come ospite Paolo Borzacchiello. Nessuno può farti star male senza il tuo permesso. Breve corso di autodifesa emotiva. Allora, Giulia, è stata una serata bellissima? E visto che siamo giunti alla fine, ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa come messaggio finale, da parte, tua per i nostri partecipanti, che sono veramente tanti online. Infatti, esempio, ti faccio vedere, Monica dice grazie mille, molto brava Giulia, Maria Lucia mi è piaciuta tantissimo la serata, grazie, grazie, ti adoro, interessantissimo, bellissima serata, splendida serata, grazie di cuore, insomma, un'infinità di ringraziamenti. Grazie, no, veramente bellissimo, grazie mille per me. Mi avete fatto voi un grande regalo, Rosa, veramente di invitarmi a questo webinar e tutte le persone che hanno avuto la pazienza di seguirmi, di ascoltare tutto questo. Il mio messaggio per voi è, veramente, si può vivere, in uno stato di grande gioia, veramente dove tutto ha senso e tutto è perfetto, e questo non dipende da qualche convinzione mentale oppure da cose esteriori, dipende da uno stato energetico. E con questo, ecco, voglio darvi questa fiducia, questa speranza, di poter anche trasformare, no, delle cose che stiamo vivendo, che non sono in sintonia con noi, con la nostra vibrazione originale. Questo concetto mi sta molto a cuore. Se è arrivato qualcosa stasera, spero sia arrivato questo. Ognuno di voi ha una vibrazione originale che vi rende unici, unici, irripetibili, e per me è un grandissimo onore accompagnare le persone a scoprire questa vibrazione e vederle poi crescere nella loro vibrazione
È sempre una meraviglia e mi stupisco sempre tantissimo di cosa si può diventare, cosa si può essere quando si è in quello stato energetico. Quindi lo auguro a tutti di iniziare a scoprire questa cosa e di continuare a coltivarla per chi l'ha già scoperta sicuramente. Ecco. Bene, che dire, grazie a te di aver scritto il tuo primo libro, aspettiamo il secondo. Va bene. grazie per essere stata qui con noi, è stata veramente una bella serata e comunque vedo anche dai commenti in chat che è piaciuto veramente tantissimo. Per cui grazie, ti saluto, saluto tutti i Grazie. partecipanti e io e te ci sentiamo e buona serata a tutti, un grande abbraccio a te. Buona Ciao, serata a tutti. ciao, grazie Giulia, grazie mille, Grazie. ciao. Ciao.